Ciao dal mio Pilates, benvenuta e benvenuto alla lezione Activation. Mettiamoci sul nostro tappetino e iniziamo a svegliarci. Allora, forza. Mettiamoci in seisa o anche seduti a gambe incrociate per iniziare. Ricordatevi che in seisa potete rimanere eventualmente con un cuscino, seduti con un cuscino tra glutei e talloni, e se dovesse essere scomoda la posizione seduti gambe incrociate, anche seduti con le gambe incrociate. Ok? Iniziamo quindi a frizionare bene le mani, a creare calore fra i palmi delle mani, e pensate che il calore derivi sia dalla frizione meccanica delle mani stesse, ma anche una sorta di magnetismo che creiamo proprio fra le nostre mani, che lo possiamo percepire fermandoci un attimo, distaccando di pochi centimetri una mano dall'altra e percepire come un passaggio di calore. Quindi una volta che abbiamo caricato bene i nostri magneti, cioè le nostre mani, andiamo a distribuire bene questa energia. Facciamo proprio un passaggio come se ci dessimo la crema, e andiamo a spalmare su tutto il nostro corpo questo calore, con l'intenzione sia di distribuire bene il calore, il magnetismo su tutto il corpo, sia di andare a risvegliare ogni centimetro quadrato della nostra pelle. Soffermiamoci bene sulle articolazioni e quindi poi scendiamo lungo il torace, lungo il dorso, bene anche sui lati, bene sull'area lombare, renale, e quindi passiamo agli arti inferiori, arriviamo bene fino ai piedi, voilà. Questo è un primo risveglio, già sentiamo il corpo un po' più frizzantino, e adesso di esercizio in esercizio andremo a rendere sempre più attivo il corpo. Molto bene. Quindi rimaniamo o sempre seduti o gambe incrociate o in seisa, ok? Io posso anche stare senza, così, così resta anche un po' più bassa. Partiamo ad attivare i cavi oculari, sempre frizionando le mani, risentiamo il calore fra i palmi delle mani, appoggiamo i palmi delle mani sopra gli occhi che resteranno chiusi e dovete fare come delle pressioni attorno a tutto il perimetro dei cavi oculari. E lo faremo insieme 30 volte. Seguitemi poi verso la fine, non aprite subito gli occhi, mi raccomando, va. 30 pressioni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mantieni gli occhi chiusi. Togli molto lentamente le mani, lascia filtrare piano piano la luce. Molto bene. E quindi lentamente apro gli occhi. Di nuovo friziono, tengo basse le braccia, le mani, in modo da sentire che le braccia devono lavorare per rimanere in posizione, state comunque con le spalle giù. Adesso copriamo allo stesso modo le orecchie e per 30 volte premiamo le mani contro le orecchie. 1, 2, spalle giù, testa diritta, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, spalle giù, 7, 8, 9, 10, 1, testa diritta, 4, 5, 6, 7, 8, 9, piano tolgo le mani.
E voilà, le tengo basse, le ricarico bene. Voilà, con le nocche dall'area della mandibola alle tempie facciamo una frizione in su e in giù. Quando dico uno è uno, andata e ritorno, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, pensa proprio di muovere con le nocche le guance. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, scarica. Sciolgo bene le braccia, i muscoli delle braccia, sovrapponi ora le mani sopra la tempia destra e passa dalla tempia destra alla sinistra. Quando dico uno vuol dire andata e ritorno ad ogni numero. Vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ho la frangetta, sistemate anche voi. Scarico un attimino le braccia, dopodiché sovrappongo le mani, destra, sinistra, sopra. Passo dall'orecchio destro all'orecchio sinistro, muovendo sempre bene le spalle, ok? Il numero uno è andata e ritorno. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, scarica, bene le spalle giù, bene le braccia, ancora mani sovrapposte, passo dalla fronte alla nuca, 1 e andata e ritorno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sciogli. Ogni tanto sciogli la posizione un po' per le gambe, se la senti un po' in difficoltà, se sentite le gambe che hanno bisogno di sciogliersi un po'. Sovrappongo le mani, destra sotto la clavicola destra, ok? E vado verso lo stesso punto sotto la clavicola sinistra. Uno e andata e ritorno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benissimo, con il prossimo scendiamo dall'area dello sterno all'area sottoumbilicale. Uno e andata e ritorno insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 1,
due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Lascia andare. Quindi, ma facciamo anche ara, perdonatemi. Sciogliamo l'area dell'addome in questo modo, mani sovrapposte sotto allo sterno come punto di partenza. Faccio dei giri attorno all'ombelico abbastanza ampi, ok? E vai a premere, parti a sinistra, scendi e risalgo a destra, ok? Una leggera pressione, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Voilà. Ci mettiamo sdraiati sulla, quindi pancia in su, ci mettiamo sulla schiena. Portiamo gambe e braccia sulla verticale e iniziamo a scuoterle velocemente. Ossigenati bene. E voilà. Unisci le gambe, le fletto le ginocchia, fletto le caviglie, cioè piedi a martello, gambe unite, palmi delle mani a preghiera sopra l'area del petto. Stendi gambe e braccia e ritorno. Le stendo, le gambe, sia le braccia che le gambe, poco oltre la linea della verticale, che sarebbe ovviamente qui. Quindi le gambe un po' in avanti, le braccia un poco indietro. Fai attenzione, la schiena, sopra, il centro della schiena deve sempre rimanere giù. Premi leggermente tra di loro le mani e tra di loro le gambe. Insieme, 1, 2, 3, mento abbassato, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 1. 2, 3, 4, 5, 6, schiena giù, 7, 8, 9, 10, ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, braccia a terra, piedi a terra, gambe leggermente separate, solleva il bacino e fai scendere la schiena lenta come un'onda. Inspiro su e scendo, mobilizzando in maniera moderata la colonna. Ancora due, apritemi bene le anche qui e faremo altri esercizi in flessione d'anca e quindi andiamo a compensare. Voilà! Ora ragazzi, anziché muovere entrambe le braccia, entrambe dalla stessa posizione di prima, anziché muovere entrambe le gambe, entrambe le braccia, facciamo lo stesso identico movimento solo con un lato. Quindi gamba destra, braccio destro, fai attenzione che il corpo tende un po' a sbilanciarsi, ma non noi, ok? Centro schiena appoggiata, devi sentire, malgrado la posizione e il movimento sia asimmetrico, la box, il tuo tronco proprio piantato come un mattone a terra, sempre allo stesso lato, vai, 1, 2, 3, preciso il ritorno, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambia lato, lato sinistro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mattoncino nel tronco, 7, 8, 9, 10 ancora, 1, 2, 3, 4,
5, mento abbassato, colonna lunga, 6, 7, 8, 9, 10. Braccia a terra, piedi a terra, solleva il bacino, inspira e scendi con la schiena come un'onda. Sollevo in e scendo, sollevo in e scendo, sollevo in e voilà. Di nuovo posizione di gambe raccolte al petto, mani a preghiera sopra lo sterno. Apro e inclino, quindi lo stesso movimento che abbiamo fatto prima, gambe e braccia appaiate, vedi, distendi le gambe e le braccia, le gambe un po' in avanti oltre la linea della verticale, le braccia un po' qui indietro, ma anziché mantenere unite sia le gambe che le braccia, apro e ritorno al centro, apro, chiudo, sempre più solido, sempre più solida la tua box sul materassino. Uno, colonna lunga, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, ancora uno, due, tre, quattro, cinque, sei, 7, 8, 9, 10, ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Braccia a terra, piedi a terra, solleva il bacino, inspira e fai scendere la schiena in maniera morbida come un'onda. Inspiro su. E fuori scendo, inspiro su e fuori scendo, inspiro su e scendo, fammi l'ultimo su e scendo, braccia fuori, palmi in giù, oppure anche posso tenere le mani a pugno, ok? Il taglio esterno della mano e il lato mignolo giù. Non esattamente fuori a 90 gradi rispetto al tronco, un po' più giù le braccia che premono, appena appena. Gambe a tavolino, quindi anca flessa a 90 gradi, ginocchio flesso a 90 gradi. Porto le gambe da un lato e dall'altro. Andate piano, cioè fate un twist minimo nelle prime ripetizioni, ok? Anche se abbiamo già mosso la schiena, però assolutamente questo twist è il primo magari della giornata, quindi andateci con calma. Sentite via via che ripetete la rotazione e il twist che la schiena si riscalda. In particolare questo movimento, ragazzi, è quasi interamente a carico proprio del passaggio dorso-lombare, uno dei punti della nostra schiena più sollecitati, proprio per questione di fisiologia del movimento, che buona parte del movimento avviene lì. Continua a premere leggermente le braccia a terra come per darti solidità e appoggio. Continua ad alternare destra e a sinistra, monitora la sensazione della schiena, tieni leggermente scavato l'addome in continuità, lascia andare il respiro. Molto bene, ci fermiamo al centro. Teniamo le braccia lungo il corpo, staccate di poco da terra, circa l'altezza delle anche, e iniziamo a muovere con vigore le braccia dalla linea dell'anca alla linea del metacoscia circa, ok? Con vigore, schiena appoggiata, mento giù, vai, braccia lunghe, petto aperto e veloci con le braccia. Inspira 1, 2, 3, 4, 5, fuori l'aria, 2, 3, 4, 5. Pensa di spingere l'ossigeno che respiri attraverso il movimento rapido delle braccia in verso ogni cellula del corpo. Carico e
vigore nelle braccia, schiena tutta appoggiata. E voilà, mi fermo con le braccia, appoggio i piedi, pian piano mi giro pancia in giù. Ora immaginiamo di essere davanti a una finestra sull'oceano, oceano o il panorama che vorreste vedere fuori da questa finestra, impugnate le due ante della finestra davanti all'aereo dello sterno, leggermente sollevate con testa, spalle e petto, resto ancoratissima con le ultime costole e con il pube, mantieni, sebbene leggermente inarcato, lungo il tratto lombare, perché devi sempre pensare che la tua colonna sia, è vero, in estensione, ma in autoallungamento. E da qui apro, chiudo, apro, chiudo. Attenzione che quando apro non devo sentire chiaramente una sensibilità particolare a livello lombare si deve avere, ma non deve essere ogni volta un colpo per l'area lombare. Qui è forte, il tuo girovita sostiene il tratto lombare. Apro, chiudo, apro, chiudo. Pensa che siano le scapole a tirare ad aprire la finestra, perché le chiudo dietro la schiena. Pensa proprio all'allungo della schiena e alle scapole che chiudono e aprono. Chiudo, apro. Tac, 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 tac. Ultimo. E voilà. Mani sotto le spalle, con la forza delle braccia solleva il peso del tronco. Lentamente, fai lentamente questo passaggio di portare i glutei sui talloni e di stendere la schiena, appoggia la fronte a terra e allungati bene con le braccia. Molto bene. Fai scivolare le mani indietro verso le ginocchia e quindi con la forza delle braccia mi sollevo. Voilà, ora con le mani ai fianchi faccio una finta camminata, cioè mi sollevo con i glutei dai talloni, aprendo in fuori un ginocchio e poi l'altro. Il dorso del piede rimane a terra. Non rimanere con quest'angolo, vedi, chiuso, devi aprire bene quest'angolo e ritornare giù. Mi ossigeno bene. Molto bene. Quindi ci sediamo con la pianta dei piedi a contatto, schiena diritta, mani alle caviglie, gomiti piantati sull'interno delle cosce verso le ginocchia e faccio questo dondolio, quasi lo esaspero un po', però la schiena non deve fare un effetto a onda o effetto alga, ma essere proprio un unico sistema, un'unica figura geometrica solida che si muove destra e sinistra. Bello compatto tutto il corpo, sento il passaggio di peso da un ischio all'altro, le ossa del bacino sulle quali ci sediamo. Allungati bene con la schiena. E voilà. Sediamoci all'inizio del nostro tappetino. Con le gambe leggermente separate, la schiena diritta, ancora una finta camminata, qui in realtà abbiamo anche un leggero avanzamento lungo il tappetino e quindi anche retromarcia. Con questo attiviamo l'energia acqua, con il precedente l'energia fuoco, precedente ancora l'energia metallo e oltretutto facciamo un bel lavoro articolare a livello. Lo senti bene nella schiena, in parte nelle anche, nelle ossa del bacino. Ossigenati bene, cerca di mantenere la colonna ben allungata in alto. E voilà.
ultimo in avanti per raggiungere la posizione centrale del tappetino. Io mi giro. Ora, gamba destra flessa e gamba sinistra fuori, ok? Inizia a fare oscillare le braccia e rendiamo sempre più grande questo movimento, sia a destra che a sinistra, tanto che mi sbilancio a destra, appoggio la mano destra dietro, allungo bene il braccio da un lato e dall'altro, da un lato e dall'altro. Lascia che a guidare il movimento siano proprio le braccia, vedi che il resto del corpo si segue il movimento, quindi ci sarà un movimento della gamba flessa, un movimento della gamba distesa. Con questo attiviamo l'energia legno di fegato e vescicola biliare. Bene, dall'altra parte. Prima la posizione, anche da questa parte sciolgo un pochino, la paraventa dietro sta per fare una brutta fine, solo con le braccia e poi sempre più ampio il movimento anche da questo lato. Ossigenati bene. Voilà, molto bene. Mettiamoci sdraiati sulla schiena. Passiamo a una seconda parte. Ci sdraiamo sulla schiena, in realtà assumiamo la forma di una sedia, di una palla, facciamo una sorta di rolling like a ball, come nel Pilates, ok? Cerca di usare la rotondità della schiena in maniera morbida, Non fare uno slancio forte delle gambe, non tirare proprio completamente dalle gambe. E quindi provo a mettermi seduta grazie al rollio. A questo punto torno, rullo sulla schiena e cerco di portare le ginocchia al petto. E ritorno. Ancora, rullo. Mi aiuto con le mani a sostenere il bacino e ritorno. Ancora, rullo, appoggio il bacino sulle mani, ginocchia verso il petto. Ora provo a stendere le gambe a terra. Attenzione che la schiena può tirare, Fai secondo le tue possibilità. Di nuovo fletto, esco dalla posizione e ancora, rullo. Distribuisci bene il peso, fra scapole, braccia, relativamente dovete sentire il collo. Prova a stendere di nuovo e a fare anche i piedi flex, ok? Tira bene, ai 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 come tira. Ora, per alleggerire un po' la schiena, devi pensare di voler sollevare il bacino dalle mani, ok? Anche se le mani ancora un po' le lasceremo lì. E quindi fletto, dondolo, ritorno, voilà, stendi, fai bene piede flex, spingi in alto i glutei, alleggerisci le mani e questa volta provo anche a stendere le braccia. Riprendi il bacino con le mani, fletto di nuovo le ginocchia, dondolo e voilà, ancora una volta, stendo, alleggerisci la schiena. Ora intrecciami le dita delle mani e allunga le braccia, i palmi delle mani in avanti. Spingi i glutei in alto, bene i piedi flex. Senti il peso tra le scapole e le spalle, sorretto in parte anche dalle braccia. Quindi sciogli le mani, riprendi con le mani il bacino, accompagna la discesa e su, ancora una volta, voilà. Ora prova sempre a tenere, tienimi con le mani il bacino, sebbene il bacino cerchi di
alleggerire il peso, ok? Porta le ginocchia bene al petto e prova a stendere le gambe in verticale, verso la verticale, ed effettuiamo quindi la candela. Quindi giù e su, giù e su, giù e su, giù e su, fammi l'ultimo. Voilà, molto bene. Esco rotolando, fantastico. E quindi passo agli esercizi successivi in seisa ancora. Solleva un ginocchio, lascia le mani appena puntellate, vedi, con i polpastrelli. Solleva un ginocchio tirando bene il dorso del piede. 5 volte. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio l'altra gamba. 1, 2, 3, 4, 5. Prova con tutte e due. 1, sbilanciandoti un po' indietro. 2, 3, 4, resta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sciolgo. Avanzo un attimo con l'appoggio delle mani per liberare una caviglia. Rovescio le dita e cerco di tornare indietro con il resto del corpo e di appoggiarmi con il tronco sul femore e di appoggiare, vedi, il tallone a terra. Distribuisci bene il peso su tutte e cinque le dita, devi sentire ben aperte le dita, il metatarso, un po' di peso anche, caricalo anche sul lato esterno, si tende a finire più sul lato alluce. Quindi cambio dall'altra parte, rovescio le dita, giro così meglio, rovescio le dita e faccio, come dire, retromarcia con il corpo, con il peso, però devo giocare proprio con il mio peso. Da un lato cerco di sbilanciarmi in avanti, dall'altro di appoggiare il tallone, in modo da aumentare bene, vedi, quest'angolo di flessione della caviglia, e vado a tirare bene dietro il tendine. Distribuisci bene il peso, senti peso anche sul lato esterno, il lato mignolo. E quindi esco, sciolgo un attimino la posizione, mi giro di qua. Ora con il piede destro vado sul polpaccio opposto e mi siedo. Attenzione che andiamo a creare una pressione, una sorta di automassaggio sulla linea proprio posteriore dal palo della gamba sinistra, dal cavo popliteo alla caviglia. E dall'altra parte, 3 pressioni, una più verso il muscolo, lo sentiamo, uno nel passaggio più o meno fra muscolo e tendine e uno proprio sul tendine. E voilà, molto bene. Con le nocche ora delle mani chiuse a pugno vado a massaggiare in maniera anche molto enfatica la pianta dei piedi fino a metà tarso e dita. Molto bene, fantastico. Ora distendo le braccia in avanti con i palmi in su, fletto bene i polsi, cerca di appoggiare i palmi delle mani sollevandoti con i glutei dai talloni, inspiri, buttando fuori l'aria, cerca di lasciare giù i palmi delle mani e di sederti. Fai attenzione, fallo secondo le tue possibilità a livello di polsi. E giù, ancora uno, voilà, tolgo il peso, sciolgo un attimino, dopodiché ancora braccia avanti ma palmi rivolti in basso, vado come prima in avanti con il corpo e cerco di appoggiare il dorso della mano,
lasciando i dorsi delle mani giù, provo a sedermi, attenzione, prepariamo i polsi, se dovete lavorare al computer, muoveteli spesso durante il giorno. E voilà, di nuovo sciolgo. Quindi, dita delle mani intrecciate, inspiro, mi allungo bene in alto, tirati bene su e fuori l'aria, fai galleggiare lentamente le braccia e le fai scendere. Ancora, su, 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 tirati bene e ancora. Voilà. Appoggio le mani appena sotto lo sterno, ok? Posso metterle sia simmetriche così, una un po' a destra, una un po' a sinistra, oppure anche sovrapporle, perché andremo a fare una sorta di massaggio di ara. Inspira, quando butti fuori l'aria, ti ingobbisci un po' sull'appoggio stesso delle tue mani con l'intenzione di entrare per quello che il tuo addome concede, con le dita appena sotto allo sterno. Rilassa le spalle, i gomiti giù. Vedi se riesci a entrare un po' di più. Non deve essere fastidioso, eh? Fate entrare le mani con delicatezza. E ritorno. Scendo un po' con le mani sull'area dell'ombelico. Fuori l'aria, mi curvo sopra le mani. Scendo un po' di più rispetto a prima, appoggio gli avambracci sopra i femori, sopra le cosce. Qualche respiro. E quindi su. Appoggio le mani appena sopra l'area del pube. Mi devo flettere di più ora. Arrivo proprio ad appoggiare la fronte a terra, lascio che le dita entrino appena sopra l'osso pubico. E quindi su. Molto bene. Ora intrecciamo le braccia e andiamo con le mani a prendere i trapezi, proprio i muscoletti qua sopra le scapole, il più dietro possibile, e quindi passiamo in avanti con le dita, faccio una sorta di pettinata in avanti in maniera trasversale rispetto al decorso dei muscoli trapezi stessi, vado da dietro all'avanti. Molto bene, sciolgo un po' la posizione anche per le ginocchia. Voilà, dita delle mani intrecciate dietro al corpo. Allora, avete anche voi i pollici, ok, orientati verso il corpo e i palmi in alto. Ora inverto la questione, ovvero giro i palmi delle mani in basso, i pollici guardano dietro. Riprovo. Giro, i pollici guardano dietro, i palmi giù. Rimanendo ben seduti e sedute sugli ischi, devi sentire proprio gli ischi che scaricano il peso o sul cuscino o sui talloni, cerca di appoggiare, di avvicinarti con le mani ai piedi o al pavimento. Ma attenzione, non è mi butto indietro con la schiena, è un'apertura del petto, una discesa dei palmi, senza sbilanciare l'asse del corpo. E ritorno. Ancora. Apro bene. E ritorno. Sciolgo i polsi. Intreccia ancora le dita delle mani. Appoggia a terra la fronte. Alza il bacino e rulla sulla sommità del capo.
e alza il più possibile le braccia, lascia la schiena diritta e non gobba, il più possibile, forziamo un po' le spalle anche in intrarotazione e in estensione dietro. Abbassa prima le braccia, poi i glutei sui talloni, sciogli le mani, mettile ai lati delle ginocchia e solleva il peso del tronco con la forza delle braccia. E inizia quindi ad oscillare il busto, o meglio, come abbiamo fatto prima, ti ricordi, con le braccia, le fai andare, il movimento delle braccia va a generare un twist nella colonna, che andremo ad aumentare appoggiandoci dietro. Vedi che il gomito si piega un po' quando va dietro, come per attutire bene il movimento. Scendi sempre di più. E voilà. Scegliamo la posizione, ci mettiamo proni, prone pancia in giù, con le mani davanti alle spalle. Inspirando, premo con i palmi a terra, elevo in estensione la colonna e scendo. È un'estensione, però devi sempre pensare che la colonna venga allungata, come se un filo invisibile passasse lungo tutta la colonna, uscisse dalla sommità della testa e venisse tirato ed allungato. Prova ad avvicinare le mani alle spalle e a creare più estensione. Molto bene. Fletti entrambe le ginocchia, prendi con le mani entrambe le caviglie o il dorso dei piedi. Prova a stendere le gambe trascinando in su testa, spalle, petto. Chiudo bene le scapole dietro la schiena. E apro bene il petto e lo sterno e giù ancora. E giù ancora. E giù, ultimo. Voilà. E giù, mani sotto alle spalle, stendo piano le ginocchia, solleva il busto. E solleva con la forza delle braccia prima il busto, esci dalla posizione, eroe sdraiato. Allora, proviamo in vari step. Primo step, separo un po' i talloni, faccio scendere a terra i glutei. Già questo potrebbe essere impegnativo, quindi fate attenzione, passate allo step successivo se riuscite. Chiaramente non è un'area di comfort esagerata, quindi... Però non dovete avere male eccessivo alle articolazioni, in particolare alle ginocchia. Come vedi, ho appoggiato le mani sulla pianta dei piedi e comincio a camminare all'indietro con l'intenzione di andare ad appoggiarmi sui gomiti. Secondo step. Intenso è il lavoro sia per le ginocchia sia per la schiena. Valuta quindi se effettuare anche l'altro passaggio, che è quello di appoggiarsi sulle spalle. E come ultimo anche di distendere le braccia. Il ritorno, ragazze, fai rientrare prima le braccia e con le mani prendi le caviglie, punta i gomiti, fai leva. Ritorna sui gomiti e quindi con l'aiuto della forza proprio delle braccia sollevo il peso del tronco. Esco piano dalla posizione, mi metto prima sugli avampiedi in posizione della rana accucciata e sposto il peso da destra a sinistra, appoggiando prima un tallone e poi l'altro. Voilà. Ora cerca di appoggiarli entrambe. Per appoggiarli solleva pian piano i glutei, metto in parallelo i piedi e le gambe, molto lentamente risali. Io sarò un po' più veloce, tu fallo lenta, ok? Resta in piedi. Ancora qualche
minuto insieme, poi vi lascio la vostra giornata, belle cariche. Ok, andiamo a picchiettare con i polpastrelli il viso, il cuoio capelluto fino alla nuca, il retro del collo. Con la mano destra picchietto il trapezio sinistro, scendo sul lato palmare del braccio, risalgo sul lato dorsale e quindi l'altro lato. Picchietto con la mano sinistra, pugno chiuso, polso morbido, dalla spalla scendo sulla faccia palmare del braccio, risalgo sulla faccia dorsale e quindi con le nocche, anzi con il taglio interno delle mani vado a picchiettare l'area lombare. Con le nocche adesso, quindi mani chiuse a pugno con le nocche, friziono con enfasi i lati della colonna vertebrale, il tratto lombare e anche proprio il passaggio tra colonna e bacino, colonna e osso sacro. Quindi con enfasi vado a picchiettare le natiche, il centro dei glutei, mi piego un po' sulle ginocchia, scendo picchiettando l'esterno e risalgo picchiettando l'interno delle gambe. Un altro giro. E voilà. Mi fermo, mi ascolto, mantengo una buona postura. Sento l'effetto sul corpo del lavoro svolto, a livello sottile, abbiamo mosso, ci sentiamo più frizzantini all'interno del corpo, senza aver deperito le nostre energie, ma incrementato. Detto questo, vi lascio alla vostra giornata, vi auguro anche una bellissima giornata e ci vediamo presto. Un bacio e buona giornata ancora.